Buongiorno, benvenuti al TG 2000, l'edizione delle ore 12. Vediamo subito i titoli. La Chiesa ha sempre bisogno di essere restaurata perché è fatta da noi che siamo peccatori. Così Papa Francesco in visita a Milano, incontrando le periferie disagiate, i sacerdoti e i carcerati. I capi di Stato e di Governo firmano la dichiarazione di Roma nel giorno dei 60 anni dell'Europa. La capitale è deserta in attesa dei cortei degli antagonisti questo pomeriggio. Davano cibo e tè ai migranti in strada, 3 francesi denunciati a Ventimiglia. Subito dunque a Milano per la visita di Francesco, arrivato questa mattina presto, il primo appuntamento alle Case Bianche, quartiere disagiato dove vivono migliaia di famiglie. A seguire l'incontro con il clero ambrosiano nel Duomo di Milano, e in questo momento Francesco sta raggiungendo il carcere di San Vittore per incontrare i carcerati. Colleghiamoci allora subito con Marco Bergamaschi, che si trova fuori da San Vittore. Buongiorno Marco. Sì, buongiorno, si attende veramente tra pochi istanti l'arrivo di Papa Francesco qui alla casa circondariale di San Vittore, la tappa più lunga che il Papa trascorrerà a Milano, perché incontrerà i detenuti, il personale penitenziario e anche i volontari. Quindi davvero si attende veramente tra pochi istanti. Come ricordavi tu da studio, poco fa l'Angelus ha recitato sul sagrato del Duomo, e poi precedentemente l'incontro con i religiosi e i consacrati, il Papa Francesco ha risposto a 3 domande che gli sono state rivolte. Una in particolare è una domanda fatta da un sacerdote che ha chiesto quali sono le scelte prioritarie che siamo chiamati a compiere per non perdere la gioia dell'evangelizzazione. Sentiamo che cosa ha risposto Papa Francesco. L'evangelizzazione non sempre è sinonimo di prendere i pesci. Andare a prendere il largo, dare testimonianza, e poi il Signore, Lui prende i pesci. Quando, come, dove, noi non lo sappiamo. E questo è molto importante. E anche partire di quello, che noi siamo strumenti inutili. Un'altra cosa che tu hai detto che c'era nella domanda, quella preoccupazione che tu hai espresso, che è la preoccupazione di tutti voi, è non perdere la gioia di evangelizzare. Il grande Paolo VI, nell'Evangelii Nuntiandi, che è il più grande documento pastorale del dopo concilio, che ancora oggi ha attualità, parlava di questa gioia, la gioia della Chiesa è evangelizzare. Un evangelizzatore triste è uno che non è convinto che Gesù è gioia, che Gesù ti porta la gioia, e quando ti chiama ti cambia la vita e ti dà la gioia e ti invia in gioia, anche in croce, ma in gioia. Stamattina la visita di Papa Francesco è iniziata dalle periferie che gli sono tanto care, da Via Salomone, dal quartiere delle Case Minime. In questo istante, ecco, guardate, sta arrivando l'auto che porta Papa Francesco al carcere di San Vittore. Tempo davvero qualche secondo. Eccoci, Papa Francesco arriva al carcere di San Vittore. Ad accoglierlo ci sono le autorità, la direttrice del carcere, Gloria Manzelli, il provveditore Pagano e il cappellano del carcere di San Vittore, Don Marco Recalcati. Ad accompagnare Papa Francesco, lo vedete insieme a noi, il Cardinale Scola. Ecco il saluto prima dell'ingresso all'interno della casa circondariale di San Vittore. Il Papa, dicevamo, si fermerà
due ore all'interno del carcere, incontrerà i detenuti, subito dopo l'ingresso incontrerà le detenute mamme che stanno in una struttura protetta per stare insieme ai loro bambini, dopodiché ci sarà l'incontro con 80 detenuti nella rotonda del carcere di San Vittore in rappresentanza di tutti i detenuti del carcere, che sono circa 860, e poi il pranzo che si terrà all'interno del terzo raggio. Dicevamo, la tappa più lunga che il Papa ha deciso di trascorrere in questa visita a Milano. Ecco, Santo Padre varca l'ingresso del carcere di San Vittore. Dunque, dicevamo che la prima tappa che il Papa ha avuto, la prima tappa di Papa Francesco a Milano è stata quella al quartiere delle Case Bianche, un quartiere di periferia, un quartiere segnato da tante difficoltà ma anche arricchito da un tessuto di volontariato, di comunità ecclesiale davvero forte. Sentiamo nel servizio di Nicola Ferrante il racconto di questa prima tappa di Papa Francesco a Milano. Quartiere popolare delle Case Bianche, il primo abbraccio tra Francesco e Milano. 1000 residenti, 477 alloggi sorti a fine anni 70, luogo di emarginazioni ma anche di tanta solidarietà. Francesco arriva poco prima delle 9, subito imbocca la via delle abitazioni, entra per far visita a tre famiglie, una coppia di sposi sessantenni, Dorotea e Lino, il marito con un passato da alcolista ora è gravemente malato. Lei oggi ha fatto il pane per il Papa e per tutti gli ammalati del quartiere. Poi una famiglia di marocchini musulmani con tre figli che collabora con la parrocchia. Qui il Papa ha trovato una colazione tipica fatta di dolcetti, frutta e datteri. Francesco ha bevuto un bicchiere di latte. Infine una coppia di anziani ottantenni, Nuccio e Adele. Ma lei purtroppo è stata ricoverata tre giorni fa in ospedale. Allora il Papa stamattina le ha telefonato regalandole una grande emozione. Con queste tre famiglie il Papa si intrattiene quasi una mezz'oretta, sperimenta la quotidianità del quartiere senza troppi formalismi. Poi sul cortile centrale incontra tutta la popolazione e riceve due doni, il primo una stola. Ricorda che io vengo qui in mezzo a voi come sacerdote, entro in Milano come sacerdote. Il secondo dono, una copia appena restaurata della Madonnina che veglia sul quartiere. Io so che a Milano mi accoglie la Madonnina in cima al Duomo. Ma grazie al vostro dono la Madonna mi accoglie già da qui, all'ingresso. Come avete sentito, Papa Francesco alle Case Minime ha incontrato tre famiglie, una di queste è una famiglia di immigrata musulmana. Luciano Piscaglia ne ha raccolto la testimonianza, sentiamo il suo servizio, poi la linea per ora da Milano, torna a Roma. Una cosa incredibile, ho detto, ma è entrato il Santo Padre a casa mia, che io adesso ce l'ho ancora l'emozione ancora dentro me, che io dico che io sto sognando ancora, è un sogno per me, però invece no, è la realtà. Ho avuto il Santo Padre a casa mia. Non riesce a trattenere l'emozione Miwal Abda Karim. Questa mattina la sua è stata una delle tre famiglie di Case Bianche visitate dal Papa. Le altre due sono famiglie italiane, una segnata da una grave malattia ed una composta da due coniugi, ottantenni, anche loro seriamente malati. La famiglia straniera visitata dal Papa è di origine marocchina, è composta dai due genitori e da tre figli, tutti minorenni. Vivono in Italia dagli anni 90, sono attivamente impegnati nel quartiere e in parrocchia. Per loro questo giorno rimarrà scolpito nella memoria e testimoniato dai selfie fatti con il Papa. Una cosa bellissima, che lui cerca una famiglia musulmana e viene alla nostra casa per vedere noi come viviamo. Metto un quadro grande e le metto sul salone, quella. Adesso io da oggi il pomeriggio vado a fare una grande e rimane in salone mia quella. Sì, te lo senti vicino, come se lo conoscessi già da prima. Cioè, non so come descriverlo. E i brividi che senti dentro. Sono felice, la figlia è felice, la moglie è felice, la famiglia, diciamo, mi ha cambiato la mia vita. Oggi, però,
diciamo, oggi è stata cambiata la mia vita. La giornata di Francesco a Milano prosegue nel pomeriggio alle 15 la Santa Messa nel Parco di Monza, quindi alle 17.30 l'incontro con i cresimati allo stadio Giuseppe Meazza a San Siro. Tutti gli appuntamenti ovviamente vengono trasmessi in diretta da TV 2000. Adesso a Roma, dove sono in corso le celebrazioni dei 60 anni dei trattati che diedero vita alla Comunità Economica Europea, questa mattina i capi di Stato e di Governo dell'Unione hanno firmato la dichiarazione di Roma. A breve le loro poi c'è la conferenza stampa dei leader che faranno il punto della mattinata, un evento che sta seguendo per noi Augusto Cantelmi. Vediamo il servizio. È il giorno dell'Europa, in una Roma blindata si celebrano i 60 anni dei trattati nello stesso luogo, il Campidoglio, nella stessa sala, quella degli Orazi e dei Curiazi, dove nacque la Comunità Europea. I capi di Stato e di Governo di 27 paesi dell'Unione firmano una dichiarazione comune per il rilancio dell'Europa. Il messaggio è che abbiamo imparato la lezione, che l'Unione sceglie di ripartire e che ha un orizzonte per farlo nei prossimi 10 anni. Noi abbiamo la forza per ripartire, è la nostra stessa storia ad offrircela. A fare gli onori di casa al Campidoglio il Premier Gentiloni e la Sindaca di Roma Virginia Raggi. Ferita dalla Brexit, la Gran Bretagna di Theresa May non è presente, assediata da Trump e Putin, minacciata da populismi e rigurgiti di protezionismo, l'Unione prova ad uscire dall'angolo, ma l'intesa raggiunta e sottoscritta a Roma è comunque frutto di un compromesso con la Polonia, che non vuole un'Europa a più velocità, e con la Grecia, che chiede una difesa dello Stato sociale, tema sul quale Atene può contare sul sostegno dell'Italia. Crescita, investimenti, lotta alla povertà, sicurezza e rimedi, sottolinea Gentiloni, per ripartire. Dopo la celebrazione a Campidoglio, i leader europei saranno ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica Mattarella. Ma gli occhi sono puntati anche sui numerosi cortei e sulle manifestazioni in programma oggi nella capitale. Federico Plotti sta seguendo quello del Movimento Federalista Europeo, uno dei due movimenti pro-Europa. Vediamo come sta andando. Buongiorno Federico. Buongiorno, buongiorno Leonardo, buongiorno a tutti. Diciamo che sta andando bene, perché i timori della vigilia, insomma, qualcuno pensava che ci potessero essere delle infiltrazioni in questo corteo pre-Europa, per ora è tutto tranquillo, anzi l'atmosfera è decisamente rilassata, ci sono bandiere della CISL, bandiere del PD, del Partito Democratico, tante bandiere europee. Il corteo partirà fra poco qui da Bocca della Verità in direzione dell'Arco di Costantino, il Colosseo, dove si unirà all'altro corteo pro-Europa di questa mattina. Roma è blindatissima, l'abbiamo potuto vedere con i nostri occhi noi e la nostra troupe questa mattina quando siamo venuti qui, è divisa tantissimi cordoni, per cui sarà molto difficile che anche i cortei del pomeriggio, forse quelli un po' più pericolosi, quello dell'estrema sinistra che partirà da Porta San Paolo, quello dell'estrema destra che invece partirà da Piazza dell'Esquilino, difficilmente si potranno incrociare visto lo spiegamento di forze. Vi ricordo ci sono 5.000 uomini delle forze dell'ordine, 100 telecamere in più, tanti elicotteri che sorvolano la zona, e insomma la situazione sembra sotto controllo. Questo corteo per ora è tranquillissimo e speriamo, insomma, che vada avanti così anche nel pomeriggio. Ed qui da Bocca della Verità è tutto, io vi restituisco la linea. Grazie Federico, buon lavoro. I 60 anni d'Europa invece è il titolo dello speciale del TG 2000 a cura di Donatello Vaccarelli, in onda subito dopo il telegiornale dedicato ai 60 anni dei trattati di Roma e girato proprio all'interno della sala Orazi e Curiazi del Campidoglio, dove furono firmati i trattati. All'interno dello speciale anche l'intervista all'ex presidente della Commissione Europea Romano Prodi, a Mario Segni e Antonio Martino, i figli dei due italiani che hanno firmato
i trattati di Roma. E adesso ci spostiamo a Londra, teatro dell'attentato fuori dal Parlamento mercoledì scorso. Proseguono le indagini per chiudere il cerchio attorno all'attentatore e arrestare altri eventuali complici. Ma la città di Londra si sta preparando anche a una grande manifestazione di piazza per ribadire il no al terrorismo e alla paura, ma anche in un qualche modo per guardare all'Europa. Allora ci colleghiamo con Vito De Torre per tutti gli aggiornamenti. Buongiorno Vito. Buongiorno Leonardo, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, restano in carcere quattro persone sospettate di essere collegate all'attentato di mercoledì scorso. Intanto gli inquirenti si stanno concentrando sul passato di Khalid Massoud, l'attentatore, soprattutto sui contatti email, perché potrebbe l'attentatore aver ricevuto istruzioni su come e quando colpire. Ma intanto anche qui a Londra si celebra l'anniversario dei trattati di Roma, perché questa mattina da diversi punti della città è iniziata una marcia che si chiama Unite for Europe, Uniti per l'Europa, e gli organizzatori parlano di oltre 50.000 partecipanti che confluiranno tutti in questa piazza, nella piazza appunto centrale, sotto proprio a due passi da Westminster. E quindi confluiranno tutti in questa piazza ed è un modo per ribadire in questi momenti tragici la libertà, la tolleranza, la coesione, valori fondamentali alla base dell'Europa. Da Londra è tutto, a voi lo studio. Grazie Vito. Fra le sfide che attendono l'Europa di oggi c'è sicuramente quella della solidarietà nei confronti dei migranti, come ha richiamato anche il Papa nella giornata di ieri e di oggi, ma guardate un po' che cosa è successo ad alcune persone, a tre francesi che hanno provato a dare acqua e cibo ad alcuni migranti arrivati per alleviare le loro sofferenze, arrivati a Ventimiglia. Vediamo. Indagato per aver donato cibo ai migranti. È nero su bianco il verbale di denuncia firmato il 20 marzo scorso dal commissariato della Polizia di Stato di Ventimiglia. Nel caldo confine italiano con la Francia, corridoio utilizzato dai migranti per tentare di superare i muri invisibili tra le due nazioni, l'ordinanza del sindaco Enrico Ioculano dell'11 agosto 2016 trova ora la prima applicazione nota, che sarebbe stata imputata a tre cittadini francesi, e subito fa discutere che lo Stato punisca un gesto di solidarietà. Come si legge nel documento pubblicato dal sito di Repubblica, indagato per aver somministrato senza autorizzazione cibo ai migranti. L'ordinanza, secondo quanto spiegato allora dal primo cittadino, era nata adducendo motivazioni di ordine igienico-sanitario nei confronti dei migranti, che fra l'altro avevano trovato riparo forzoso in passato anche sugli scogli della cittadina ligure e che aveva visto, in risposta all'emergenza, l'allestimento del centro predisposto dalla prefettura e gestito dalla Croce Rossa Italiana. Così, circa sei settimane fa, il vescovo di Ventimiglia, Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, descriveva la situazione di aiuto della Chiesa ai migranti nella diocesi ligure. Quest'anno la nostra diocesi è stata davvero molto impegnata, direi ancor più in prima linea, perché ha organizzato presso una parrocchia, che è la Chiesa di Sant'Antonio, un punto di accoglienza. Inizialmente anche ospitando i profughi in chiesa anche per dormire. Nell'anno 2016 abbiamo avuto circa 15.400 presenze, di cui quasi il 25%, circa 3.800 persone, erano minori tra i 15 e i 18 anni. È tutto, il giornale termina qui, io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona giornata.